Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Oggi di cosa parliamo? Tadan! È arrivata. Chi mi ha seguito ieri in live, purtroppo live da sbratto, lo dico subito perché F1 2020 è diventato un gioco impraticabile. PS5 Cam, raga, eccola qui, finalmente è arrivata. Ve l'ho promesso, era una necessità perché io che faccio tante live ormai tutti i giorni non potevo esimermi dal comprare la PS5 Cam. Raga, allora, innanzitutto prima di partire lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei social e soprattutto sul canale Telegram Supercorris Offerte Amazon. Siamo quasi arrivati a 100 iscritti in meno di 2 settimane. Molti stanno comprando con le super offerte che metto ogni giorno. Almeno metto quelle 20-30 offerte al giorno di tutta la tecnologia, dai videogiochi, postazioni, volanti, console, PC, televisioni, tablet, tutto quello che riguarda la tecnologia. Perciò iscrivetevi. Detto ciò, friends, questo acquisto va a confermare quello che ho detto poco tempo fa, ovvero giocare su questa generazione di console, se si è intelligenti si può, e con una cifra esigua. Quando ho preso PlayStation 4, raga, la telecamera PS4, che a livello tecnologico non era neanche nulla di che, costava la bellezza di 120 euro, e l'è costato fino a poco tempo fa. Io la sono riuscito a prendere poi in questo autunno su eBay all'asta a 35 euro, mi sembra, quindi rendetevi conto voi. Però ho dovuto sudare, se no stavano tutte 60, 70, 80 euro. PS5 Cam, risoluzione superiore, permette di fare video in HD 1080. Costa solo 70 euro scarse, prezzo di listino. Io l'ho presa su eBay a 40, raga. Quindi ecco qua quanto costa giocare con questa generazione di console. Chiaramente, se voi volete tutte le cose al day one, appena escono, è chiaro che pagate di più. Se siete bravi ad aspettare qualche giorno, trovate tutto in offerta. Raga, siamo in un mondo dove c'è una competizione serrata tra i grandi rivenditori. 10-15 anni fa c'era eBay e basta, non c'era più nulla, friends, online. Non esisteva GameStop, non esisteva MediaBoard online, non esisteva UniEuro online, Amazon era proprio uno sbratto, non lo seguiva nessuno. Quindi, qual è il discorso adesso? Non c'era questa competizione nel fare i prezzi bassi. Ora, PlayStation Store tutti i mesi mette in vendita giochi a prezzi scontati. Ci sono tante competizioni tra vari rivenditori che stanno abbassando inevitabilmente il prezzo di tutto quello che si può comprare. Vedete, già infatti giochi PlayStation 5, Xbox Series X, tipo su Amazon, io li metto tutti i giorni in offerta sul canale, li vedete a prezzi veramente scontatissimi, perché c'è tanta competizione. Amazon fa competizione a MediaWorld, MediaWorld fa competizione a eBay, è tutto un giro e un rigiro. Quindi, raga, costa poco questa telecamera, da tanto. Ieri passeranno le immagini mentre io parlo, l'abbiamo provata quindi in live. La risoluzione è buona, è un po' superiore a quella della PlayStation 4 Cam, quindi chiaramente anche le potenzialità sono superiori. Non stiamo parlando di risoluzioni 4K, quelle che vedete nei video di Nu e di queste persone che hanno attrezzature molto più costose. Però ragazzi, rimaniamo nell'ambito di un canale, il mio economico, che fa le live con una telecamera da 40 euro, l'unica compatibile su PS5. Quindi è chiara la cosa. Rimaniamo nell'ecosistema Super Corris. È piccola questa telecamera, va sopra una mano, quindi molto piccola e compatta, molto leggera, è fatta di materiali nobili, molto buona. L'assemblamento dei materiali, l'assemblaggio, vabbè, come cazzo si dice, quindi sono molto buoni i materiali, raga. Le dimensioni sono piccole. Ha questa protuberanza dietro che ti permette di allestirla sulla televisione, quindi non avete bisogno per forza di comprare un supporto come alla PlayStation 4 Cam, ma ha una forma che, aperta l'aletta posteriore, ha una gomma dietro e una piccola protuberanza sotto che si può allestire su tutte le televisioni. E se non la richiudete, la mettete in piano come ho fatto io ieri, la mettete sul tavolo, sulla scrivania, dove volete, e vi riprende un po' lateralmente, quindi veramente molto ergonomica. Si collega con USB, però non anteriormente. Vediamo, la PlayStation anteriormente l'ha presa USB, ma non va bene quella, bisogna collegarla posteriormente nelle due prese USB blu al posteriore. Sappiamo che PlayStation 5 c'ha 3 prese USB, e vi porterò, raga, la recensione dove vi spiegherò tutto nel dettaglio della PS5. Quindi si collega posteriormente la telecamera
appena collegata, raga, andate sul menu, vi faccio vedere dopo nella seconda parte del video come funziona. Vi permette di fare tutta una serie di settaggi e di regolazioni. Non sono incredibili e infiniti, implementa solo qualche cosa di più rispetto a PlayStation 4. Però, raga, vi ripeto, vi permette di fare live divertentissime, di streamare a 1080 con la ripresa della telecamera allo stesso livello. Quindi, cosa andiamo cercando, raga? Va benissimo. Per me va benissimo. Quindi, ripeto, i settaggi sono vari. Sono più settaggi rispetto a quelli che c'erano su PS4. Li vediamo fra poco. Perciò, raga, io sono contentissimo. Mi piace tantissimo questa telecamera. Ha una risoluzione migliore. Costa poco. Ha tutte le caratteristiche in linea del nostro canale. Presumo dall'USB che potrebbe andare anche su altri dispositivi questa telecamera. Invece quella PS4 poteva andare solo su PS4, in quanto aveva l'aggancio proprio dietro la console. Era un aggancio particolare, non era un aggancio USB. Quindi, friends, partiamo. Andiamoci a vedere nel concreto come funziona il settaggio della telecamera e che opzioni ha. Partiamo. Eccoci qui, raga. Come potete vedere, piccolo spoiler, ma tanto uscirà prima il video di Cyberpunk. Quindi stiamo caricando appunto Cyberpunk per poterci giocare in retrocompatibilità e vedere un po' cosa cambia, cosa c'è di positivo. Allora, raga, andiamo qua nelle impostazioni. Allora, premetto che, vedete, ho agganciato la telecamera, guardate qua, con questa gomma. L'ho richiuso un po', c'è questa protuberanza che è facile agganciarla sopra la televisione e rimane molto stabile, vedete? Molto stabile, quindi da questo punto di vista molto bene. Andiamo sulla cattura e trasmissioni delle impostazioni. Trasmissioni. Qua vedete, potete inserire, ecco la qualità dei video che ho messo ieri per la live, che non siamo riusciti a tenere poi. 1280x720. Audio. Vabbè, questo abbiamo messo. Ecco la telecamera, raga. Allora, eccoci qui. Abbiamo incluso la telecamera. Innanzitutto, ritagli. Allora, nessun ritaglio, vedete? Ritaglio circolare. Queste sono le cose che potete scegliere. Ritaglio quadrato. Ritaglio esagonale. Chroma key, raga, questo che significa? Se avete uno sfondo, tanto qua vedete pure il telefono che sta riprendendo, se avete uno sfondo dietro di voi blu o verde, vi permette di ritagliare solo la vostra sagoma e anche eventualmente, secondo me, mettere uno sfondo. Vedete qua? Si può regolare il chroma key, a noi non ci interessa. Allora, raga, dimensioni, piccolo, medio è grande, vedete, grande forse esagerato perché è veramente enorme. Rimettiamo nessuno, ecco qua, vedete, raga, però guardate qua quanto è buona la risoluzione adesso che stiamo vedendo proprio di grandezza. Migliora la risoluzione di PS4, non è eccezionale, però comunque si migliora, raga. Quindi rimettiamo, dai, mettiamo medio. Capovolgi, vedete, questa è un'altra cosa molto importante, perché voi avrete, adesso non ve lo faccio vedere perché non voglio far partire una live apposita, questo ritaglio, raga, che vedete qua, lo potete mettere per tutto lo schermo, in tutte le posizioni tranne che centralmente, quindi a sinistra sopra, un po' più in mezzo proprio, un po' a destra, tante regolazioni, mentre invece quella della PS4 aveva solo le regolazioni agli angoli della televisione. Questo è molto più regolabile, che significa che se avete un gioco che magari là sopra l'avete messa a destra in alto per un altro gioco e non va bene, la potete spostare di qua, la ripresa, questo ritaglio che vedete, e invertite. Così sembrerà che voi comunque state guardando nell'altra direzione, ma è solo un effetto ottico. Effetti propri. Allora, nessuno. Fumetto. Questi sono uguali a quelli della PlayStation 4. Pixellato. Infatti avrei messo qualcosa di più. Linee orizzontali. Telecamera giocattolo, monocromatico. Qua, raga, sarei intervenuto, avrei messo qualche filtro in più, però ci sta, dai. Hanno scelto di fare le cose in economia. Luminosità, raga, vedete? Proprio come nelle foto, potete impostare la vostra luminosità. Contrasto. Ecco qui, vedete, raga? Potete mettere il contrasto come vi pare. Mettiamo un contrasto adeguato a noi. Trasparenza. Ecco qui, vedete, raga, potete zoomare. Trasparenza. C'è una lucetta sopra, vi fa capire che la telecamera è in funzione, come c'era pure su la PS4 cam, però in maniera diversa. Raga, è ottima. Ottima, ottima. Vedete qua? Rimetto a fuoco la mia faccia per far sì che la parte centrale del video sia ottima. Raga, alla fin fine sono regolazioni standard, semplici.
Qua chiaramente potete regolare anche la chat dove volete che vi appaiono i messaggi. Io finora l'avevo messi sotto, adesso li metto a destra centralmente. Quindi Friends, davvero un'ottima telecamera, ottima la stabilità che ha sulla televisione. Vedete, non si muove perché con questo piccolo aggancio sotto, la plastica, cioè la gomma che ha dietro, si aggancia molto bene, quindi non avete bisogno di prendere il supporto inferiore come è necessario su PS4, che se adesso da una botta quella della PS4 cade. Quindi devo dire molto buona. Raga, per 69€ e 40 che gli abbiamo dato noi, è un ottimo prezzo, un'ottima telecamera e ci permetterà nei prossimi anni di fare delle belle live. Poi, se esce un modello più potente, PlayStation, perché sappiamo che PlayStation fa in modo che l'ecosistema suo sia sempre quello, Friends, quindi dovete prendere sempre cose originali. Intanto Cyberpunk è pronto per giocare, ce lo giochiamo. Quindi raga, detto ciò, sono contentissimo, ho speso poco come sempre e ho preso tanto. Quindi ci vediamo nei prossimi video, il vostro Supercorps, Friends, ciao!